il rap è musica buffa. Col cazzo, perché il rap va di moda, sta roba spinge. Con il rap suona più forte delle bombe, le bombe. E quando ascolto i dischi, alzi il volume per il gusto di pomparlo, ballando la hit sul beat, stile chick to chick. E quando suono faccio fuoco e non si tratta di oro. Un urlo per la punchliner. Con la musica vuole colpire menti e cuori. Se hai capito che sto a ti, condividi. 3PP, sveglia. Questa è la fine. Questo è punchliner. Tornando in diretta, ragazzi, con Punchlines, è sempre Mr. Tink insieme al Coez. Allora, andiamo avanti, dunque. Ci sono, allora, c'è una ragazza nel forum che preso e mi ha chiesto se sei soddisfatto del tuo album solista Figlio di Nessuno, cosa ti ha ispirato, come è nato questo progetto così lontano dai Broken, e se poi soprattutto per te è stato soddisfacente anche come ha risposto al pubblico l'album. Beh sì, nel senso, molto soddisfatto di quel disco, e diciamo che è stato, non lo so, un po' il raggiungimento finale di uno stile che è quello lì, un po' più rap che c'avevo prima. Io sono contento di quel disco e sì, no, mi ritengo parecchio soddisfatto. Diciamo che finora è il top che sono riuscito a fare. Sarà ancora meglio il mixtape, no? Ma nel senso, diciamo che Figlio di Nessuno comunque è un disco, almeno per come lo vedo io, abbastanza impegnato, nel senso, non impegnato a livello di non politico, però diciamo che è roba, cioè su quel disco ci sono delle canzoni che comunque per me hanno parecchio significato. Il mixtape sicuramente è un lavoro più fatto al volo, più, cioè con meno contenuti sicuramente. Ho sperimentato più che altro a livello di strumentali, di flow, di incastri, di rime, di ritornelli cantati, mentre il disco Figlio di Nessuno, diciamo, appunto era un po' più un macigno che mi sono tolto, cioè tutto quello che ho scritto, anche quello è stato un disco che ho scritto abbastanza di getto, è stato diciamo uno sfogo quel disco, però comunque i dischi che escono fuori così spesso sono belle forse. E senti, a proposito di scrittura, visto che nella prima parte della puntata stiamo parlando anche di un laboratorio hip hop che è nato qua a Siena, quindi per chi si avvicina all'hip hop è un modo come un altro per imparare a scrivere. Nel tuo caso, a cosa dai più attenzione? Dai più attenzione a una metrica particolare? Vuoi dare al beat? Come nasce la scrittura di Coez, mettiamola così? Allora, all'inizio, nel senso, io comunque già, non so, quando ho iniziato, io non mi ritengo uno dei super talentuosi, di quelli che comunque quando iniziano subito fanno il super mixtape con incastri. Diciamo che io sono partito tanto tempo fa e abbastanza in sordina, quindi se riuscivo a chiudere una strofa di 16 barre o un ritornello, per me già era tutto. Chiaramente nel tempo, con la dedizione che ci ho messo, insomma, chiaramente ho cominciato a curare un po' tutti quanti gli aspetti, quello della tecnica, quello di fare cose un po' più cantate, insomma, pure allenare la voce. Okay. Per me comunque, cioè, un artista che veramente spacca deve comunque cercare di creare un connubio tra queste cose, cioè secondo me nessun aspetto va trascurato. La tecnica secondo me è molto importante, però è anche vero che solo la tecnica senza contenuti non è che non fa la differenza, anche perché adesso è pieno di mostri, cioè di dischelli che iniziano a rappare a 20 anni. E a noi che siamo magari un po' più su un vecchio stile, un vecchio stampo, magari ci rompono pure il culo. Chiaramente, cioè, ognuno deve insomma compensare con quello che ha. Certo, ovviamente. Ci sono anche rapper che spaccano il culo, che però comunque magari a livello tecnico non è che ci hanno super tecniche, insomma. No, vabbè, c'è chi magari può avere più contenuti o magari meno. Magari più contenuto, che ne so. Secondo me ci deve essere il giusto connubio tra entrambe le cose, perché pure parecchia tecnica senza contenuti o il contrario rimane un po' a metà, a mio avviso. Intanto leggo in chat che c'è Gustav, che ti saluta ovviamente, tra l'altro è il mio capo della radio, dice che dobbiamo salutarlo perché sennò mi licenziava, e in più Donata che dice che sei una bomba Coez, così come Stefano. E stanno rispondendo veramente in tanti, quindi sono contento.
Allora, io a questo punto direi, ti faccio un'altra domanda al volo e poi mandiamo un pezzo del tuo album solista. Ti volevo chiedere invece quanto è cambiato appunto il Coez dai primissimi tempi, quindi da Terapia, con Circolo Vizioso, a questo che sta per uscire con questo nuovo mixtape, sia a livello, non lo so, ovviamente uno dice vabbè sono maturato eccetera eccetera, però come la vivi anche nell'affrontare un nuovo lavoro, per così dire? Ma io penso, non lo so, cioè sicuramente dei cambiamenti ci sono, voglio dire, io non sono neanche più la stessa persona che ero insomma 8-9 anni fa, quando ho iniziato a fare le cose col Circolo Vizioso. Chiaramente il cambiamento c'è. E come me la vivo? Bene, nel senso, sì, nel senso, comunque continuo a fare musica, non so, penso che poi alla fine ogni progetto è un progetto a sé, appunto. Cioè Terapia parlava di una cosa in particolare, Figlio di Nessuno trattava argomenti diversi da Terapia, appunto questo mixtape Fenomeno sarà una cosa ancora diversa da tutte le altre cose che ho fatto prima. Poi alla fine io penso che una base, insomma una mia personalità, che comunque continuerò sempre ad avere, penso che ci sarà sempre nei miei testi, insomma non è che ho cambiato radicalmente, non è che prima dicevo A e adesso dico B, insomma. No, certo. Allora niente, io a questo punto direi che ci mandiamo, cioè, anzi ci ascoltiamo un pezzo appunto dell'album solista di Figlio di Nessuno. Io ho scelto Sono Stanco, ti piace? Cioè ovviamente ti piace perché l'hai fatta te, però è una che mi è piaciuta particolarmente. Sicuramente è uno dei pezzi che mi è riuscito meglio, insomma. Allora guarda, lo vuoi lanciare te, facciamo così. Ok. Adesso ascolteremo Coez, Sono Stanco. E questa invece era Coez, Sono Stanco. Allora, Allegria. Come? Allegria. Allegria, no, ma è giusto, ragazzi. Stiamo dicendo infatti che questo qua è una bomba, ovviamente. Un gran pezzo del Coez. E invece ti volevo chiedere, visto che molti se lo stanno domandando, come vanno i progetti, come va il lavoro per quanto riguarda il disco nuovo dei Broken, come sta andando, se ci dai magari qualche anticipazione, non so, di feat, di qualcosa che guarda, ci puoi dire. Allora, di feat vi do quelli che già abbiamo svelato in passato, che, okay, possiamo quindi dire. Quindi Primo Brown, dei Corveleno e Colle del Fomento, per ora sono questi due i featuring che abbiamo svelato al pubblico. Ci sono anche altre sorprese molto potenti, che però chiaramente finché non viene ufficializzata la cosa da tutti quanti, insomma, meglio non dire. Vabbè, vediamo. Allora la prossima volta farò direttamente un'intervista ai Broken Speakers, quindi magari mi mettete d'accordo subito, me la dite così. Va bene. Allora senti, invece molti si chiedevano, questa qua è una mia visione, mettiamola così, magari è sbagliatissima, però ho visto che rispetto a qualche anno fa la scena romana ha preso molto molto piede e vedo tanta collaborazione, proprio tanto affiatamento fra tutti i membri delle varie crew, se ancora si possono dire, che ormai secondo me non è più proprio una crew singolarmente, ormai siamo tutti quanti, penso, un'unica famiglia, mettiamola così. Te come la interpreti, come la vedi questa cosa? Guarda, io cioè fondamentalmente penso che questo ultimo anno ho collaborato veramente con un sacco di gente, e sia su dischi miei, insomma, sia sul disco di Broken Speakers, sia sui mixtape di svariati artisti di Roma che hanno fatto, insomma, che mi hanno chiesto featuring. A me questa situazione mi piace, nel senso, questa cosa di collaborare tanto con gli artisti della tua città e non, comunque, se c'è comunque un artista che stimi, che ti piace come rappa e magari c'ha il suo trip. Certo, insomma, è figa come cosa il fatto di collaborare con tanta gente. E per ora sì, a Roma comunque c'è un bel fermento comunque.
canzoni sta iniziando a prendere piede l'hip hop, forse si stanno accorgendo che sta musica vale veramente qualcosa invece di spettacolo. Ma guarda, Roma, cioè comunque l'hip hop secondo me dal basso viene spinto da sempre comunque. Io devo dire che secondo me Roma a livello di stile e di serietà comunque cioè, sta messa veramente bene, insomma. No, io ho visto che si stanno muovendo tanto e ormai quasi in tutta Italia, cioè prima ho visto serate tra Milano, Roma, Palermo, ormai è pieno fondamentalmente, sia della scena romana e tutta quella italiana ovviamente. E intanto voglio, almeno così facciamo contenti anche i fan, c'è Andrea che scrive, c'è una pagina fan che dice grande, grande traccia quella precedente, un abbraccio a Coez, sempre il meglio, anche Emanuele invece dice bella Coez, uno dei migliori delle sue, sempre per quanto riguarda Sono Stanco, quindi un bel lavoro che è piaciuto parecchio. Certo, certo, quanto gli piace la tristezza a sti ragazzi comunque. Guarda, io ho detto, io su Invece No è proprio stato il pezzo che tipo, non è che sto sbronzo, mi sa che sto stronzo, e penso la mia colonna sonora. Ma certo, ma comunque secondo me anche lì c'è un velo di tristezza dentro quel pezzo, poi alla fine è tutto messo molto in maniera, diciamo, un po' ironica, grottesca, però comunque c'è un contenuto un po' non drammatico, però insomma un contenuto un po'... No, una base magari più... più allegro c'è anche lì, insomma. Certo, certo. Sì, la base è molto carica, comunque c'è un pezzo che veramente quasi ti fa venire voglia di ballare, comunque quando lo suona ai live, soprattutto quando entra il ritornello con la cassa che raddoppia, comunque la gente si muove parecchio, insomma. Ti aspettavi tutto questo successo da questo singolo? Mm-hmm. Sì, sinceramente sì. Nel senso... cioè sapevo che sarebbe andato abbastanza bene, se no comunque non mi sbattevo per fare il video, cioè comunque tutto il pezzo c'è stato un bel po' sopra. Ma io mi fido molto di, diciamo delle, cioè di, delle mie orecchie, non so, cioè quando io sento una cosa mi fa sbroccare, comunque voglio dire evidentemente c'è qualcosa. Quando faccio un pezzo che sono io stesso che lo reputo scrauto, lo capisco subito, insomma, che non è una cosa che potrebbe andare, ma se è una cosa proprio io me la sento perché proprio mi piace, 99% delle volte funziona. Cioè uno si deve fidare di quello che sente. E invece com'è sentire apposta che magari, cioè, i fan aspettano con ansia il singolo, magari Invece No, che lo cantano tutti insieme alle serate, non lo so, cosa provi in quei momenti? Beh sì, comunque cioè, mi fa capire che non sto buttando tutto il tempo presso queste cose, insomma. No, perché per cioè, che non è che comunque non è tempo buttato, che comunque cioè, quello che faccio viene anche condiviso, insomma. Quindi vivi bene, diciamo, il rapporto con i fan, mettiamola così. Ma io, cioè, a parte quelli che mi insultano perché boh, per motivi loro, così comunque sì, di solito andrà io abbastanza bene. Poi io nel senso c'ho la vita mia, nel senso c'ho la mia vita privata, nel momento in cui vado a suonare, cioè sto bene col pubblico, non sono uno di quelli che che sta magari tutto il tempo su Facebook, cioè, nel senso non è che c'ho proprio questo super rapporto strettissimo con i fan, però... Comunque anche l'idea di regalare un momento così di notorietà anche con il video di Fenomeno, per me sì, personalmente, no, è un bel gesto. Una cosa figa, nel senso che è pure un periodo in cui un sacco di fischielli, un sacco di rapper comunque si mettono a rappare e fare comunque un video figo dove loro escono bene. Io ho pensato che magari era figo invece fare un video dove comunque c'è... cioè, quelli che stanno dall'altra parte ti supportano, insomma, e ci mettono loro la faccia. No, no, giusto. Noi ce l'abbiamo messa, noi come staff di Punchliners, io e il prof che oggi non c'è. Voi siete nel mio video, infatti. Yeah, allora via, yeah, sono contentissimo, sono gasato a monte. Allora, e niente, adesso noi aspettiamo, mandiamo un'altra volta l'effettino della lucidità perché sennò mi linciano e ci vediamo tra 30 secondi, sempre con Coez, e stai sintonizzati con Punchliners. Bella.
Tornate in diretta, ragazzi. Ultimo intervento col Coez. Allora, io voglio chiederti al volo una cosa. Sì. Vedevo tempo fa che c'erano quei, non lo so, quei video on the road, Broken Speakers, dove c'era poi Lucci che penso si casava. Mi ha fatto troppo tagliare quando sei andato a Firenze, che diceva stacce, sì, tutte queste cose qui. Come mai non li fate più? O comunque si chiedevano del perché non c'era, non c'erano più presenti questi video. Ma diciamo che era una cosa che ci prendeva bene quel periodo a fare. Io non lo so, comunque anche, cioè quelle sono foto di un momento, non so come dirti, cioè come immortalare dei momenti, no? Cioè poi comunque non è detto che poi se uno fa una cosa e fa ridere per un periodo debba continuare a farla sempre. L'ultimo on the road che è uscito, ad esempio, secondo me non era brillante come quelli dell'anno precedente, nel senso, io penso che pure queste cose sono cose fighe perché sono una cifra spontanea. Abbiamo fatto questa serie comunque sapendo che sarebbe stata una cosa tipo di un annetto, insomma, e quasi tutte le trasferte che abbiamo fatto in quell'anno comunque l'abbiamo messo online come video reportage, insomma. È una cosa che è una figata, cioè comunque io a volte li guardo ancora, mi diverto. E poi devi considerare che comunque dietro queste cose un minimo di lavoro ci sta sempre. Certo, cioè pure uscire una cosa nel montaggio, farlo uscire una volta al mese, incrociarlo magari con altri video che il gruppo deve far uscire, cioè c'è sempre un minimo di lavoro dietro, capito? No, no, ovvio, ovvio. Noi nel nostro piccolo, anche soltanto montare i due video skit è un delirio. Poi vabbè, qua facciamo tutto noi per conto nostro, quindi lo capisco perfettamente. Certo. E senti, invece poi volevo chiederti, molti chiedevano ovviamente varie date live, c'era ad esempio, ho letto in chat di Al Volo se c'erano date a Firenze o meno, quindi domanda proprio in generale, live, che poi dopo parleremo anche della serata del 29. Allora, live suonerò dopodomani con Lucci, quindi il 27 a Fermo, il 29 a Roma, Coet, Costa, Rapcore e chiaramente Faramonch, quindi apriremo tutti quanti il live di Faramonch e sarà una super serata, super eventone. A bomba, proprio, cioè quella è una manata in faccia, fa buchi per terra quella serata. Sì, poi il 5 novembre a Milano con Cane Secco e Enzi e Raige pure. Ok. E poi in Sardegna, sempre showcase Coez e Sine, il 12 e poi il 26 sempre a Milano. Quindi adesso devo sentire un po' in giro, adesso ti facciamo organizzare una serata a Siena o in Toscana, ti faccio venire. Sì. Iniziamo a fare qualcosa. Sì, per ora Toscana, per ora non c'è abbiamo niente di chiuso per ora, quindi. Dai, guarda, più che noi ci stiamo provando a organizzare qualcosa, quindi lo diciamo, buttarla là così come U-Radio, ci stiamo provando, vediamo se riusciamo magari d'estate. Che ci sono più spazi fondamentalmente, se no qua non se è brutto. E quindi niente, allora vabbè, io ovviamente poi rosico perché volevo troppo starci la serata di dopodomani il 29, ma sono bloccato. Magari che al Big Bang, no? Giusto per ricordare. Al Big Bang, al pistaccio, sì. Perfetto, allora niente, io ti ringrazio, ovviamente poi ti lascio, non so, due minuti per dire qualunque cosa tu voglia, vuoi dire che ne so, questa intervista ha fatto cagare, tinca, vai, non lo so. Ringrazio molto e ringrazio tutti i ragazzi, insomma, che hanno queste web radio o radio in generale, che danno spazio comunque a artisti non di rilievo, nel senso, cioè comunque non mainstream o comunque sempre che si occupano dell'underground, certo. Perché comunque pure nell'underground c'è roba che spacca, insomma. Ovvio, sempre. È il mio proprio solo hip hop italiano, quindi va che spacca. Grande. Allora niente, io ti ringrazio ancora una volta e così per ovviamente a nome mio di Punchliners, di U-Radio e anche del Nil Forum. E adesso noi ci ascoltiamo un feat, prima parlavamo di feat di Coez insieme a Primo, Jimmy Tights e Madman, l'ultimo album Haterproof, Love Budget.